Settimana plenaria qui a Strasburgo, tutto all'insegna del European Green Deal, quindi di questo tentativo di far diventare l'Unione Europea il continente, l'Europa, il continente più sostenibile di questo pianeta. Quattro voti importanti in questo contesto. Martedì abbiamo votato sul carbon farming. Il carbon farming è una pratica, o sono pratiche, dove gli agricoltori con tecniche particolari assorbono, o le piante assorbono CO2 che poi viene immagazzinato nel terreno sotto forma di humus. Poi abbiamo votato sulle norme per ridurre le emissioni di CO2 da parte di veicoli pesanti. Vogliamo che entro il 2030, quindi ancora in questo decennio, tutti i bus che circolano nelle città, bus urbani, devono essere neutri per quanto riguarda le emissioni, e le emissioni di veicoli pesanti nel loro insieme, quindi bus e camion, devono essere ridotte dell'80% entro il 2040. Due voti lunghi, difficili, poi mercoledì, il primo sul packaging, tanti imballaggi piccoli di plastica che oggi conosciamo usciranno dalla nostra vita negli anni a venire. Abbiamo poi purtroppo avuto un voto negativo sulla riduzione dei prodotti antiparassitari. Il mio gruppo politico, il Partito Popolare Europeo, ha lavorato per mesi per trovare una soluzione fattibile e pragmatica. Purtroppo questa per la sinistra, Verdi e Socialdemocratici era troppo poco, per la destra era troppo, e quindi alla fine abbiamo votato a favore della riduzione solo noi, mentre il voto congiunto della sinistra con la destra ha sostanzialmente evitato che avremo una riduzione dell'uso di prodotti antiparassitari negli anni a venire. Purtroppo questo regolamento non potrà entrare in vigore.